diciamo, con norme molto complesse, negli anni avevano già deciso di recuperare le eccedenze e attraverso questo tipo di sperimentazioni che devono essere rese visibili. Oggi si fa anche promozione di un evento perché questo significa far capire agli altri, alle altre imprese, ad altri casi che tutto ciò si può fare. Si può fare se c'è la volontà e soprattutto se appunto si mettono in campo le risorse migliori. La legge non nasce da una stretta, da una chiusa aula parlamentare, nasce e porta la firma, a me piace dirlo questo, di tutti coloro che l'hanno resa possibile in questi anni. E la legge fa diventare modello per tutti, sull'intero territorio nazionale, le esemplarità migliori che ci sono state in questi anni. Esemplarità migliori che peraltro sono state riconosciute anche a livello comunitario, perché l'ultima risoluzione approvata dal Parlamento europeo ha indicato la legge italiana come il modello da seguire. L'Europa è indietro rispetto all'Italia sul recupero delle eccedenze dal punto di vista normativo. Noi le prime norme legate alla donazione in Italia risalgono agli anni 90, le norme fiscali. Un percorso che è continuato con la legge del buon samaritano del 2003 e che è proseguito con la legge 166 e che dovrà continuare perché le leggi non sono mai definitive e soprattutto in questo caso. Questo è un cantiere aperto che deve essere modificato, adeguato alle esperienze. Oggi con una nave da crociera sperimentiamo il fatto che l'arrivo deve essere portato in porto, deve essere gestito e questo non l'ha mai provato nessuno al mondo.